Le antiche scuderie del duca Federico da Montefeltro sono diventate un palazzo delle esposizioni per le Marche. Taglio del nastro questa mattina per la data di Urbino alla presenza di autorità civili, militari e religiose. 2000 metri quadrati saranno a disposizione, aperti tutti i giorni gratuitamente dalle 10 a mezzanotte sino al 31 ottobre prossimo. Dopo una prima zona di accoglienza nell'orto dell'Abbondanza con un desk informativo sulla città e sul territorio, ci sono spazi dotati di tecnologie multimediali, come l'uomo vitruviano di Leonardo o altri per fare viaggi virtuali nel territorio regionale. Presenti cucine e angoli per la promozione dei prodotti enogastronomici, laboratori e installazioni. Dulcis in fundo e il Carnevale di Fano con dolciumi e maschere di cartapesta protagoniste dell'ultima edizione. La manifestazione poi sbarcherà a Milano mercoledì 3 giugno, quando farà da ambasciatrice della provincia di Pesaro e Urbino sfilando sotto gli occhi del mondo. Una spettacolare coreografia guidata dalla banda della musica arabita animerà le due arterie principali del quartiere espositivo, il Cardo e il Decumano, per 2 chilometri di percorso. Ma sono tante le eccellenze locali e marchigiane in vetrina alla data, con accesso da Borgo Mercatale. Al piano superiore si alternano invece varie mostre. Questa è a cura dell'Accademia di Belle Arti di Urbino. E a proposito di arte, Vittorio Sgarbi, oltre a intervenire sul costo del biglietto di Milano, secondo lui troppo caro perché 39 euro sono tanti per una famiglia, ha invitato ad ammirare le 4 opere, tra cui La città ideale. Sgarbi è presente qui oggi all'inaugurazione, come ha precisato, più che come assessore, come ambasciatore dell'Expo per le Belle Arti. L'Expo è sorprendente perché è veramente il paese delle meraviglie. Non c'è niente che sia necessario, ma è una festa per i bambini, per le famiglie. I padiglioni sono tutti bellissimi, meno quello Italia, e sono anche costati agli stati delle cifre compatibili. L'Italia 100 milioni di euro per fare una macchina inutile, ma tolto quello su cui ho fatto le mie uniche critiche, il padiglione su cui ho lavorato, quello di Farinetti, surroga quello che l'Italia non ha fatto. Gli altri padiglioni sono pieni di meraviglie. Urbino, così lontana, avendo la bellezza della città e questa data che viene utilizzata in modo positivo, in questo momento sembra veramente un padiglione dell'Expo, anche delle sue strutture un po' provvisorie, e ho avuto una sensazione favorevole. Spero che, come diceva il Presidente della Camera di Commercio, sia veramente un luogo dove si compensa quello che non si fa andando a Milano. E sarebbe uno dei pochi casi in cui quello che è stato fatto fuori dell'Expo funziona. Oggi mi pare, l'aspetto è positivo, la gente è qua esattamente come sarebbe andata a vedere il padiglione dell'Expo. Il Comune di Urbino è l'organizzatore del progetto in cooperazione con la Regione Marche, con il supporto di Urbino International Center, che coordina lo spazio enogastronomico, e della Camera di Commercio presieduta da Alberto Drudi. Dopo un lavoro straordinario di mesi siamo riusciti stamattina ad aprire la data. È un fatto straordinario, io credo che sono molto felice di questo. Perché devo dire, ce l'abbiamo messa tutta. Qualche mese fa erano in molti a non crederci, una settimana fa sono arrivato qua, ancora era un po' tutto sotto sopra. Oggi invece vediamo questa struttura che è bellissima, straordinaria, in grado sicuramente di competere con l'Expo di Milano, con le strutture dell'Expo di Milano. Questo è grazie al lavoro che è stato fatto, ad iniziare dalla Camera di Commercio, che aveva l'incarico di coordinare tutta l'attività, alle associazioni di categoria, a tutti coloro che hanno lavorato. La crisi è tremenda, ha detto Drudi, ma le nostre aziende non si arrendono. Partiremo da questa manifestazione per rilanciare l'economia. Arriveranno inoltre decine di delegazioni da vari paesi del mondo che visiteranno le imprese e i nostri centri storici. Io credo che questo sia un grande risultato, un grande successo, perché fare promozione al territorio significa anche sviluppare l'attività turistica.